Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Ignited Trilogy di Spirito, e questo facciamo anche un episodio dedicato anche a questo livello Palude dei Brividi. Vediamo di che si tratta sto livello. Ok, infatti che alcuni episodi ho fatto, sono riuscito a fare un po' di visualizzazioni in più. Alcuni episodi. Come avevo già detto nello scorso episodio, credo che mi fermo un po' con l'eloquenza, perché dato che le poche visualizzazioni che sto facendo, credo che mi fermo un po', perché dato L'alligatore era feroce. Mi sentivo spacciato. Grazie per avermi salvato. oddio, le candele. In tutto ce ne sono 4, quindi dobbiamo accendere 4. Oddio, infatti gli notti che sono sempre in acquario qua. Easy proprio. Cacchio derivi. Vandalismo allo stato puro, sto lottando per far recuperare la vita Spax qua. Tirato? Maurizio qua? Ok, forse dovrei soltanto raggiungerlo in volo qua e prenderlo a fiammare qua. Dio. E sono due. Tra l'altro qua ci vuole la chiave di questo forziere. Ma boh. Tra l'altro, oddio, ci sono le piragne. Ma attenta ai piragne qua. Mi ho dimenticato che sto livello ci sono i piragna qua. La palude dei brividi. Prendo la palude dei brividi. Direi che ci sono. Ok, recuperiamo la vita Spax. Che non voglio che perdiamo. Altre vite qua. Porca miseria di nuovo. Sta iniziando a farsi difficile. È di nuovo il riccone. Questa porta è bloccata. Solo delle gemme. Il potere la può di sicuro far riaprire. Ok, dai. Scelta che onoro. Più uova per te. Son più gemme per Ok, me. tante. Il meglio, Spyro caro, è che al parlare con le rime posso ora porre fine. A mai più ladro di gemme. Ma l'altro sbaglio, il riccone è più presente in Spiro 3 che in Spiro 2. Porca miseria, sti nemici non ho capito che cosa sono. Sei audace, drago, molto più di me, questo lo ammetto.
Prendi quest'uovo e sparisci. Tutto ho detto. I tizi qua della paluta dei brividi sono un po' acidele, o mi sbaglio? Scorta i gemelli, what the fuck? Accendi tutte le lampade, vedrai che qui dentro c'è un segreto che voglio mostrarti in concreto. Cioè, si dice che poi fanno delle rime comunque sparate proprio a minchia. Oh, Sheila. Dolce il profumo della palude, in primavera si spande anche di notte, ma io voglio solo fare a botte. Porca miseria, pure Sheila si mette a fare le rime, mo. Pure lei, mo. Abbiamo le bombe. Una gabbia di uova deve scomparire. Attenzione al boom che potremmo fare. Ehi, cangura o l'ecatombe, solo tu puoi farci strada. Ci aiuterai comunque vada? Sì, tirerò bomba, è deciso. Sto arrivando, mie piccole uova. Tanto dobbiamo liberare la strada. Ah, c'è... Via. Per poco. Ok. Tanto la parte delle bombe. A parte che dobbiamo cappezzare a tempo i funghi prima che la bomba esploda. Via di qua forse? Sì. Sì, 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 sì. Proviamoci per l'ultimo otto, ma credo che sta parte, pure questa parte, la farei in offocame. Va. E non faccia tempo a caspestare il fungo, no, faccia. Recuperiamo le gemmozze. Buone, buone, buone. Fatto la parte di scottare i gemelli, mamma mia, cioè. Infatti perché non riesco a fare tempo a cappessare i funghi e a distruggere le rocce. Magari forse potrei anche riprovarci in offocamera. Meno che perché non... Che magari se Sheila potesse riuscire a correre un po' più velocemente, non so. Ah, si trova qui l'uovo. Ah, ecco. L'altro servirebbe per... Faccio una cosa, dai, ci provo per l'ultima volta e poi... Termino qui questo episodio, va. Controllo, vabbè, ma controllo un attimo quanti minuti ho registrato. Ok, 9 minuti, dai. Devo anche provarci un'altra volta, va. Abbiamo le bombe. Come cacchio parli? Abbiamo le bombe. Vediamo la strada. Porca miseria. Meno male. Ok. Via.
E non faccio in tempo. Oh, sono esploso di nuovo. Ok, dai, riproviamo di nuovo e poi basta, dai. Non è che mi chiamo Flash qua, che faccio tutto più velocemente. Porca miseria. Ok. Dai. Ok, dai. Ci riprovo. Ci riprovo in offline. Sti cazzi. Ok, credo che le ultime due candele. Non so dove. Si trovano le altre due lampade qua. Ok, ne manca soltanto una, quindi scendendo tutte le lampade per ottenere l'ennesimo uovo di drago. Oh, 10 vite. Pensavo che il massimo di vite che poteva avere erano 9. Madonna, l'ho scampata bella. Per poco un piranha non aveva morso il culo di un drago. Ok, scusate. Ok, l'ultima candela dov'è? Cioè l'ultima lampada. Niente. Non riesco a trovare l'ultima lampada, magari forse pure anche. Poco il piranha non ha morso il culo. Ok, dovrebbe essere di qua l'ultima lampada. È fatta. Di fantastica che la ricompensa è l'uovo di drago. Dio. Fatto di qua non credo che possa passare. No. Non so, potrei anche terminare qui anche questo episodio, non so. Fatta, tipo, pensavo che si poteva andare sotto acqua, porca miseria. Invece no. L'uscita non so dove, mannaggia. Fatto. Tizio qui ci ha fatto ascendere le torce inutilmente qua.
Dio, c'è un uovo di drago, come cacchio faccio a raggiungerlo? Ok, non so come fare a raggiungere quello qua di drago. Fatto di qua, come? Ok, di là c'è l'uscita. E vabbè, credo che... Vabbè, dai. Termina qui anche questo episodio della Greg Dying Dead Trilogy di Spyro 3. Ci avviciniamo comunque alla seconda boss fight, dai. Vi dico, la prossima è tutto e ci becchiamo alla prossima, dai.